Ciao ragazzi, sono Chris e oggi ci troviamo nel mio garage perché vi voglio parlare di questo set di bit da 100 mm, quindi quelli lunghi, che ho trovato veramente utili in alcune applicazioni, ma non voglio perdere tempo, il video sarà velocissimo, me li faccio vedere nel dettaglio. Vi faccio vedere due o tre applicazioni dove questi bit sono veramente utili e poi lascio a voi le conclusioni. Vai col video! Il mandrino. Ok ragazzi, nel dettaglio vediamo che sono bit nelle principali grandezze con colori di codifica per una identificazione più veloce, però principali grandezze già sto vedendo che manca il chiavino esagonale da 5 e un portabit per una rapida sostituzione ad una mano. Quindi 10 bit lunghi 100 mm. Allora, vediamo prima il portabit. Il portabit è magnetico. Quindi vedete già, anche se non è inserito completamente, già tiene la punta. Noi cosa possiamo fare? Sfruttando l'incavo che c'è qua, tiriamo indietro questo innesto rapido, entriamo tutto il bit e il bit viene, come vedete, tirando forte, ulteriormente bloccato da una piccola linguetta, vedete all'interno, che blocca il bit in questo punto qua. Perché ha una mano? Qui abbiamo il nostro, vediamo se riesco a farvelo vedere, avvitatore. Naturalmente, se abbiamo questo, lo inseriamo direttamente qua e siamo pronti ad utilizzarlo. Se invece non abbiamo l'attacco esagonale da un quarto di pollice e abbiamo per esempio un trapano, un avvitatore e dobbiamo utilizzare in modo alternato punte diverse, a noi conviene mettere questo direttamente nel mandrino e con una mano inseriamo, non esce più, e con una mano lo sfiliamo così, così è dentro, così lo sfiliamo. Prima di concentrarci sui modi in cui possiamo utilizzare questo tipo di punte e su perché non utilizziamo un accrocco del genere e quindi su perché ci conviene spendere 10 euro per avere queste punte lunghe piuttosto che utilizzare un accrocco del genere, faccio vedere una cosa simpatica. Come sappiamo, tutti questi bit e questi inserti alla fine andranno a finire nella nostra cassetta, però la cosa bella di questa cassettina, che tra virgolette ho scoperto per caso, che guardate com'è, quindi è una cassettina trasparente che ci consente di vedere l'interno, il bordino in gomma. È una clip per cintura che può essere girata o per appenderlo alla nostra parete mille fori. Però, se noi oltre a questi lunghi vogliamo portare magari qualche bussola in più, e vedete mi ha anticipato, qualche bussola in più o qualche altra cosina da mettere qua dentro, con i supporti non riusciamo a farlo. Noi possiamo togliere tutti questi supporti, stessa cosa qua, l'ho sfilato facendo un po' di leva col cacciavite piatto a questo punto senza eccedere, sennò si spacca. Quindi noi mettiamo qua i nostri bit e praticamente ci rimane parecchio spazio per mettere altre cose. Naturalmente un consiglio che vi do è quello di tenere cassettine del genere con un elastico attorno, perché prima o poi si romperà questo attacco in plastica e si aprirà, almeno con l'elastico comunque rimane chiuso, ma vedete quanto spazio rimane ancora togliendo le due plastiche di supporto dei bit. Allora, qui ad esempio possiamo mettere l'accessorio originale, possiamo mettere qualche adattatore, vedete, possiamo mettere questa piccola chiave a cricco sempre della PowerFix, che è molto comoda perché ci permette di avere in pochissimo spazio la possibilità di utilizzare il cricco ruotando in questo modo. Possiamo unire effettivamente anche due cassettine in una e quindi mettendo anche l'adattatore. In questo modo lo chiudiamo e senza questi fastidiosi supporti abbiamo la nostra bella cassettina. Io in genere quando faccio queste cose, per evitare questo rumore fastidiosissimo, utilizzo spugnette tipo queste che vado raccimolando quando apro confezioni di elettrodomestici, giochini delle bimbe o qualsiasi cosa, mettendoli nella parte bassa, naturalmente tenendomi la possibilità di vedere il contenuto. Come vedete, guardate che bella situazione,
è come se avessi due cassettine in uno. Allora, nell'utilizzo con avvitatore, prendiamo per esempio questo, il vantaggio di arrivare in zone dove non possiamo arrivare con il semplice bit inserito così è indiscutibile, anche perché magari abbiamo un avvitatore che ha un ingombro del genere e avere la punta così corta ci potrebbe dare fastidio. E quindi il bello è utilizzare velocemente la punta lunga. Il dubbio è sempre lo stesso: perché non utilizzare questo? Perché se siamo in campo aperto, siamo liberi, non abbiamo nessun vincolo, nessuna insenatura, nessuno spazio stretto, allora sicuramente questa è una soluzione. Abbiamo diversi punti dove si può rompere questa struttura, quindi si può rompere qua, si può rompere qua, si può rompere qua, ma comunque riusciamo a svitare la vite. Poi magari vogliamo cambiare il bit, tiriamo il bit, si tira questo, cade questo, e comunque è una situazione sempre che se la facciamo raramente può andare bene così, piuttosto che comprare il kit da 10 euro. Però per esempio, se noi dobbiamo lavorare in zone strette, in spazi piccoli, quindi moto, macchine, eccetera, e non abbiamo questi cacciaviti lunghi, sempre della Parkside, una soluzione potrebbe essere questa, che è sempre meglio di questa, perché quando noi andiamo a entrare tutto questo insieme di prolunga all'interno di uno spazio stretto dove ci sono parti di telaio e parti spigolose, quando lo usciamo possiamo far cadere un pezzo all'interno del motore. È vero che così abbiamo sempre il pezzo separato, ma così ne abbiamo solo due. In questo modo abbiamo tre pezzi che possono cadere, possono perdersi o possono andare a finire in zone dove non possono stare. Allungare ulteriormente questo, sfruttando l'innesto con la sfera, che comunque è molto più saldo dell'innesto libero che hanno le prolunghe, anche se magnetiche, queste sono magnetiche, è già una sicurezza in più. Risulta molto più stabile rispetto a questo, che si sfila semplicemente. Allora, per esempio, Ducati. Fascetta del collettore di aspirazione del carburatore. Ve la indico col cacciavite lungo. Se ho il cacciavite lungo è perfetto ed è bellissimo. Se non ho il cacciavite lungo e provo ad andarci con una cosa del genere, guardate cosa potrebbe succedere. Io ci vado, a parte che vedete si muove tutto perché tutti gli innesti non sono precisi. E già avendo difficoltà a posizionarlo, ok, può capitare che mentre lo esco, ecco, perfetto, perché si era incastrato sul taglio a stella. Ora sono fortunato perché è caduto qua davanti, quindi posso prenderlo con una pinza o con un magnete, eccolo. Ma se fosse stato il vano motore di una macchina e mi cadeva dentro carter del cambio o cose varie, sarebbe stato un problema. Avendo il mio bit lungo, in questo caso ho solo un tacco intermedio, quindi io devo fare attenzione solo a questo, ma già comunque è molto solido, io arrivo ugualmente al punto, posso svitare e non rischio che cade. Posso farlo tante volte, ma non cade. Allora ragazzi, non è il caso di aggiungere altro. Valutate voi se vale la pena comprarli in base al vostro fai da te o meno. Questo è il secondo kit che compro per me, perché uno ce l'ho nell'altro garage. Devo dire che sempre in aggiunta a questo tipo di chiavi o a questo tipo di cricchetti, io i bit lunghi da 100 mm li uso abbastanza frequentemente. Soprattutto se non avete il cacciavite lungo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!